Ciao a tutti, oggi sono qui per mostrarvi i miei acquisti fatti da NYX, o meglio NYX Professional Makeup, come il brand vuole essere chiamato ultimamente. Non che io abbia obblighi nei confronti di NYX, perché comunque ho acquistato tutti i prodotti con i miei soldi e non mi è stato inviato niente, però insomma siamo precisi quando parliamo dei brand. Ci tengo a precisare che le cose che vi mostro le ho acquistate in due ordini diversi, uno fatto approfittando dei saldi che ci sono stati e un altro per testare dei prodotti che ultimamente sono stati molto chiacchierati. Gran parte dei prodotti che vedrete li ho già provati, ma altri no. Paradossalmente quelli che ho acquistato per primi con i saldi sono quelli che in realtà ancora non ho messo all'opera, mentre quelli che ho acquistato più recentemente li ho già utilizzati, quindi posso darvi già una mia prima opinione. Parto col mostrarvi quelli che non ho ancora testato, giusto così per mostrarveli, per poi passare a quelli che invece ho già provato e quindi di cui vi posso dare un primo parere. Allora, la prima cosa che vi mostro è un setting spray che è fatto in questo modo. Ultimamente mi piace tantissimo utilizzare questi fissanti per il make-up. Sono un prodotto che, come vi ho detto qualche tempo fa in un altro video, ho scoperto da poco, non li utilizzavo fino a poco tempo fa, ma devo dire che invece mi stanno piacendo molto. In particolare questo si chiama Dewy Finish Long Lasting Setting Spray ed è appunto il fissante per il make-up di NYX che dovrebbe dare un effetto non particolarmente matte al viso, ma appunto un effetto dewy, quindi un effetto luminoso e quindi più adatto a me che ho la pelle tendenzialmente secca. Non l'ho ancora messo all'opera perché sto utilizzando già due o tre setting spray, tra cui quello che mi sta piacendo di più è sicuramente quello della Glam Glow che vi ho mostrato in un altro video. Vi lascio tutti i video comunque che possono esservi utili linkati qua nelle schede, quindi se vi interessa andare a vedere magari il video dove vi recensivo quel prodotto lo trovate qua in alto nelle schede. Metterò alla prova anche questo e vedremo come mi ci trovo. Altro prodotto che ho acquistato sempre con i saldi è una palette. Questa era scontatissima, ora non ricordo quanto l'ho pagata, ma se riesco a reperire tutti i prezzi ve li metto come al solito in sovraimpressione o giù nell'info box. E ho acquistato questa palette che si chiama Love Contour All. Il pack esterno è fatto in questo modo. Dietro ci sono riportate tutte le colorazioni e le cialdine contenute appunto all'interno della palette. La palette vera e propria è fatta così, è una palette molto semplice. Io trovo che i packaging di NYX siano tutti un pochino troppo plasticosi e un pochino troppo cheap per il prezzo comunque che hanno questi prodotti, perché devo dire che NYX non è un brand secondo me low cost, o meglio lo era fino a qualche tempo fa. Ultimamente i prezzi sono stati sicuramente rialzati, per cui avrei preferirei che i packaging fossero leggermente più curati. Questa è la cosa che in assoluto del brand mi dà più fastidio. È vero che è meglio investire nella qualità del prodotto piuttosto che nel packaging esterno, però insomma se io pago una palettina 20, 30, 40 euro insomma mi piace anche avere magari un packaging che non mi sembri troppo plasticoso o troppo fragile, magari che non duri abbastanza. Comunque la palette in questo caso è tutta in plastica, come vi dicevo, ma è una plastica molto solida. All'interno contiene anche uno specchio molto grande, molto utile per truccarsi, e i colori contenuti all'interno di questa palette sono questi. Si tratta di una palette tutta dedicata al contouring sia del viso che degli occhi, ma anche per le sopracciglia, quindi è una palette molto completa che può essere quindi sfruttata magari per essere portata in viaggio. È sicuramente dedicata a chi ama i make-up comunque sui toni neutri. Le tonalità contenute anche degli ombretti sono sostanzialmente quasi tutte matte, fatta eccezione per un paio di ombrettini che hanno un finish un pochino più satinato. Come vedete non ho ancora messo le mani su questa palette, magari se vi interessa fatemelo sapere, perché potrei farvi magari un video dedicato in cui ve la swatcho e vi do magari le mie impressioni dopo averla testata. Comunque è una palette che concettualmente mi piace molto, tra l'altro anche le tonalità contenute mi piacciono tanto, quindi sicuramente la metterò all'opera a breve e vi farò sapere se vale la pena acquistarla oppure no. Altra cosa che ho preso in saldo e che mi incuriosisce
incuriosiva da tanto tempo è questo set che contiene all'interno sia la famosissima glitter glue che i glitterini di NYX. Entrambi questi prodotti sono ultra famosi e quindi ho deciso di approfittare dei saldi di questa offerta in cui appunto era contenuta sia la colla che i glitterini per provare entrambi. Anche questi non li ho messi ancora all'opera, ho intenzione di utilizzare la colla più sicuramente di glitter, soprattutto per andare ad applicare magari anche quegli ombretti che, pur non essendo dei glitter veri e propri, contengono però all'interno molte particelle luminose che di solito tendono a fare fallout che a me dà sempre molto fastidio, soprattutto ritrovarmelo sul viso, sul contorno occhi, quindi sicuramente la sfrutterò e vi farò sapere come mi ci trovo. Altra cosa che ho acquistato approfittando dei saldi, anche se non mi ricordo se questo fosse scontato o se l'ho infilato nell'ordine così perché volevo provarlo da tanto tempo, è il famosissimo Epic Ink Liner. Eccolo qua, questa è la scatolina esterna, l'eyeliner è questo, fatto in questo modo, un classico eyeliner a penna che dicono sia molto simile a quello strafamosissimo di Kat Von D. Devo dirvi che io l'ho già provato e mi piace davvero tantissimo, secondo me la sua fama è più che meritata. Comunque, se non lo conoscete, è questo eyeliner che ha questa punta fatta sostanzialmente in setole, non è una punta in feltro, è molto pigmentato e molto scrivente, guardate, molto semplice da utilizzare nonostante la punta possa spaventare perché non è particolarmente rigida, ma essendo fatta appunto di peletti, quando andate a premere un pochino più forte la punta tende ad aprirsi. In realtà l'applicazione con questo tipo di pennellino la trovo molto semplice anche per chi non è particolarmente abituato all'utilizzo dell'eyeliner, come sono io, che riesco a gestire solo gli eyeliner in penna. Già se mi date uno di quelli liquidi classici faccio assolutamente disastri. Invece con questo mi trovo molto bene, mi piace molto perché resiste anche se lacrimo e resiste bene durante il giorno, quindi mi piace tantissimo. Come prime impressioni sono assolutamente più che buone, fatemi sapere se anche voi l'avete provato, come vi ci trovate, a me sta piacendo tantissimo, quindi questo sicuramente è un prodotto che mi sento di consigliarvi. Passiamo ora ai prodotti che sono più nuovi a livello di uscita, che sono quelli che mi avevano incuriosito di più e che quindi ho acquistato in seconda battuta ma che ho già provato. Partiamo da quello che in assoluto ho puntato per più tempo e che ho dovuto anche aspettare che tornasse disponibile sul sito perché era sempre sold out, e vi parlo del famoso primer Honey Dew Me Up, fatto in questo modo, ed è appunto questo primer che teoricamente dovrebbe essere adatto a chi ha la pelle secca come me, perché contiene all'interno appunto del miele e dei componenti che vanno allo stesso tempo a nutrire e ad illuminare la pelle, quindi è un primer dedicato a chi ama un effetto non del tutto matte sul viso e quindi assolutamente adatto alle mie esigenze. L'ho provato un paio di volte e devo dire che ancora non so darvi una mia opinione precisa, perché lo trovo un prodotto un pochino strano. Partiamo comunque dal pack, che come avete visto è fatto in questo pottino di vetro con il tappino dorato, ha una spatolina per applicarlo, cosa che non gradisco molto perché non mi piacciono molto questi tipi di applicatori. Provo a stenderlo ma in realtà non vedrete granché, forse riuscite a vedere che è molto colloso come primer, non so se riuscite a vederlo dalla fotocamera, spero di sì. Cosa che ecco mi ha lasciato un pochino perplessa, non che questo effetto si trasferisca sul viso una volta che lo avete appunto steso, però trovo che in fase di prelevamento e applicazione si faccia un po' di fatica perché vi rimangono questi fili di prodotto che se ne vanno un po' da tutte le parti, quindi insomma avrei sicuramente preferito un altro tipo di applicatore. Per quanto riguarda sul viso, la resa mi piace perché comunque si stende molto facilmente, si assorbe subito, contiene all'interno anche delle particelle dorate che non so se riuscite a vedere, ma appunto dovrebbero donare comunque un aspetto luminoso al viso. Vi dicevo, mi piace comunque l'effetto che mi dà la pelle, non so se abbia un reale effetto di primer inteso come allungatore di durata del make up, non so se effettivamente faccia questo effetto davvero, devo testarlo sicuramente di più e soprattutto con più tipologie di fondotinta per avere un'idea un pochino più precisa. Per adesso non mi dispiace
dispiace, ma non mi sento neanche di gridare al miracolo così come ho sentito fare da tante altre youtuber. Altri due prodotti che mi hanno incuriosito tantissimo, soprattutto quando li ho visti appunto in altri video, sono queste due palettine della linea Love You So Mochi, dovrebbe pronunciarsi così. Appunto una palettina occhi e una palettina viso di illuminanti. Questa linea è una linea molto particolare, dove la texture di questi prodotti è appunto una texture molto strana. Per quanto riguarda le palettine occhi, ne sono uscite in due colorazioni e la stessa cosa credo anche per la palettina viso, se non ricordo male. Io ho deciso di acquistare la colorazione 02 Sleek and Chic per quanto riguarda appunto la palettina occhi, che è questa palette che contiene all'interno dei toni assolutamente più portabili e più sulla gamma diciamo del nude rispetto all'altra, che invece è molto più colorata e contiene dei colori appunto molto più pazzi, se vogliamo definirli così, che avrei sicuramente sfruttato di meno. Anche in questo caso il packaging è molto molto semplice ed essenziale. La palettina non contiene all'interno lo specchietto. E la particolarità di questi ombretti, ma anche del appunto degli illuminanti, è questa texture molto particolare degli ombrettini e delle cialdine. Come vedete, se io presso, la mia impronta rimane sulla cialdina. Hanno una consistenza che è un mix tra una crema e una polvere, anche se una volta stesi assolutamente sono paragonabili ad una polvere e non ad una crema. Questa texture mi ha incuriosito tantissimo e quindi mi ha invogliato all'acquisto. Ho già provato questa palettina, ci ho ricreato due o tre make up negli ultimi giorni, tra l'altro l'ho utilizzata anche oggi, ho utilizzato appunto questo colore che è il color oro come punto luce al centro della palpebra. E devo dirvi che per adesso sono un pochino perplessa dalla performance di questi ombretti, perché questa texture così particolare che mi ha incuriosito tanto, in realtà andandola ad utilizzare non mi ha convinto molto, soprattutto per quanto riguarda la durata nell'arco della giornata. Sono degli ombretti sicuramente molto facili da applicare, molto facili da stendere sia con il pennello ma altrettanto con le dita. Sicuramente applicati con le dita hanno una resa migliore e più vibrante, soprattutto le colorazioni metallizzate. Non mi piace tantissimo la durata, soprattutto perché in un paio di occasioni mi hanno fatto lo scherzo di andare a finire nelle pieghette, cosa che a me non succede praticamente mai, perché avendo in generale la pelle del viso comunque tendenzialmente secca e altrettanto il contorno occhi altrettanto secco, a me non succede quasi mai che gli ombretti vadano a finire nelle pieghe, anzi spesso se li applico anche magari senza primer restano lì tranquillamente fino a sera. Con questi purtroppo non mi è successo. Qualche giorno fa avevo realizzato un make up che mi piaceva tantissimo, tra l'altro realizzato con questo viola in abbinata con questo colore che lo definirei un rosa intenso o un borgogna chiaro a seconda di come lo vogliamo vedere, anche un pochino tendente a ramato, e mi piaceva davvero tantissimo. Purtroppo dopo già un'ora, un'ora e mezzo dall'indosso sembrava che io praticamente non mi fossi truccata, mi era rimasto un leggero velo di colore, tra l'altro anche leggermente luminoso, ma luminoso inteso come quasi un ticcio sulla palpebra, che mi ha lasciata davvero perplessa. L'effetto finale comunque non era terribile, anche dopo alcune ore, però il make-up era totalmente sbiadito, che non assomigliava minimamente a quello che avevo realizzato appunto al mattino. Non sono certa al 100% che la responsabilità sia solamente di questi ombretti, quindi prima di dare un giudizio definitivo devo sicuramente testarla con altre tipologie di basi, con magari una base cremosa al di sotto, con un matitone, non lo so, voglio testarli in maniera diversa per vedere se comunque mi danno questa stessa resa, vanno a finire nelle pieghette, si spostano, perdono di intensità, oppure ecco, se è stato magari un caso dovuto magari a un prodotto specifico che avevo utilizzato in quelle occasioni. Insomma, prima di bocciarla voglio dargli ulteriori chance, per
Vi ho fatto velocemente gli swatch dei colori appunto della palettina, in modo che possiate rendervi conto della pigmentazione, che come vedete è più che buona. Anche la luminosità mi piace tantissimo, quindi spero di riuscire a utilizzare al meglio questa palette, perché la scelta cromatica mi piace davvero tantissimo. Passo ora a mostrarvi invece la palettina di illuminanti. Anche in questo caso io ho scelto la colorazione 02, che si chiama Arcade Glam. Ne esiste appunto anche un'altra colorazione che credo contenesse dei toni un pochino più scuri. Io ho deciso di prendere questa, che contiene queste tonalità più chiare, perché sicuramente si adatta di più al mio incarnato. Contiene questa tonalità, che è una tonalità molto chiara, con in realtà in fotocamera vedo che sembra un giallino, in realtà è quasi un bianco di base con dei riflessi dorati. Questo è un rosa, come vedete, con dei micro glitter all'interno, anche un pochino celestini, e questo è assolutamente un bianco, anche in questo caso con dei riflessi violacei e celestini anche in questo caso. Questi sono gli swatch, sperando che si vedano. Onestamente me li aspettavo un pochino più pigmentati rispetto a quello che sono in realtà. La texture è identica a quella degli ombretti, hanno questa texture quasi gommosa, io spero che si riesca a vedere dal video. E appunto la texture è molto molto carina, si applicano anche questi molto facilmente sia con le dita che con il pennello. Me li aspettavo un pochino più pigmentati, sicuramente il colore che preferisco è questo. Risultano, una volta stesi sul viso, sì visibili ma comunque molto discreti, non contengono particolari glitter grossolani, quindi hanno anche un effetto molto delicato. Devo dire che l'effetto mi piace, ma me li aspettavo sicuramente un pochino più forti come effetto. Insomma, sono abituata a vedere i prodotti di NYX, soprattutto gli illuminanti, un pochino più pigmentati, quindi me li aspettavo un pochino più sbabam, diciamo, come effetto. Non so se mi sono spiegata, però tutto sommato mi piacciono. Per quanto riguarda la durata, anche in questo caso non è eccellente, almeno su di me tendono a fare lo stesso effetto che fanno gli ombretti, ossia appena applicati sono bellissimi, ma già dopo qualche ora tendono ad andare via. Secondo me la colpa è di questa texture così particolare, che risulta quasi, una volta stesa sul viso e anche sulle palpebre per quanto riguarda gli ombretti, un pochino oleosa. È come se tirasse fuori una componente oleosa che ha all'interno, che li rende insomma un pochino troppo volatili e poco duraturi. Non so, comunque anche in questo caso testerò meglio il prodotto e vi farò sapere più avanti se sono dei top o dei flop. Ultimo prodotto, anche in questo caso molto chiacchierato ultimamente qua su YouTube, è un mascara, anche questo uscito molto di recente, che si chiama Worth the Hype. Eccolo qua, fatto in questo modo. Anche in questo caso sono stata incuriosita da svariate recensioni che ho sentito e ho voluto testare con mano se le recensioni erano esatte o meno. Lo scovolino di questo mascara è fatto in questo modo, è uno scovolino sostanzialmente conico, più stretto sulla punta e che si allarga alla base. Ha le setole normali, quindi non in silicone, cosa che sicuramente non mi dispiace. È un mascara che in teoria promette grande volume, in realtà anche in questo caso l'ho utilizzato un paio di volte, quindi non posso sicuramente dare un giudizio definitivo, ma devo dire che sulle mie ciglia non fa un grandissimo effetto. Potrebbe essere dovuto dal fatto che sicuramente i mascara di solito danno il meglio di sé dopo qualche tempo dalla prima apertura. Di solito anche nel mio caso i mascara non fanno mai un bellissimo effetto le prime volte che li provo, ma devo testarli per più tempo per vedere insomma come si comportano, perché appunto quasi tutti danno il meglio di sé quando la formula si secca un pochino. Probabilmente la stessa cosa succede anche con questo mascara, quindi dovrò sicuramente dargli maggiori chance. La cosa buona è che, nonostante facciate magari più passate come di solito faccio io, non appiccica eccessivamente le ciglia, quindi non rischiate di ritrovarvi l'effetto ragnetto con quelle quattro ciglia in croce, che io trovo tremendo, soprattutto se non siete dotate di ciglia fantastiche come me. Se ne avete poche e comunque sono sottili, ritrovarvi giusto con quei tre peletti sparati è assolutamente un effetto tremendo che nessuna di noi credo voglia. E comunque è un mascara che contiene 7 ml di prodotto,
prodotto ai classici 6 mesi di scadenza dall'apertura. Vedremo se con i prossimi utilizzi migliora. Per adesso non mi ha fatto gridare al miracolo, ma non mi sento neanche di bocciarlo. È sicuramente un mascara ottimo per un utilizzo quotidiano, anche perché trovo si strucchi molto facilmente alla sera e soprattutto durante il giorno non va a spezzettarsi, a cadere nel contorno occhi né a sbavare. Quindi sicuramente ha i suoi lati positivi, vedremo se riuscirò a renderlo anche così volumizzante e drammatico come piace a me. Con questo il video termina qua, io spero di avervi tenuto almeno un pochino di compagnia, di avervi incuriosito con qualche prodotto che ho acquistato. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato alcuni di questi prodotti, come vi ci trovate, cosa ne pensate, insomma fatemi sapere la vostra opinione. Fatemi sapere anche se magari volete una review più dettagliata di uno dei prodotti che vi ho mostrato. Come sempre aspetto i vostri commenti, mi raccomando. Se non siete ancora iscritti e vi va, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!